Eccoci qui ragazzi, siamo sulla strada provinciale 345 in direzione del passo del Maniva o gioco del Maniva, e purtroppo sto constatando che le condizioni del manto stradale di questa strada provinciale lasciano quanto desiderare. Ma vabbè, diciamo che oggi le mie intenzioni sono quelle di andare a visitare la ormai famosa ex base NATO Troposcatter, che si trova appunto tra il passo del Maniva e il passo Procedone. Ragazzi, questa dovrebbe essere, se non ricordo male, la miniera Torbola, che è una delle due miniere. Questa è quella abbandonata, più avanti dovrebbe esserci la miniera di Sant'Aloisio, che è quella aperta a pubblico. Comunque adesso cercherò di riprendere la maggior parte della strada che andremo a percorrere fino al passo Crocedomini, in maniera tale che voi che state guardando il video vi facciate un'idea di come è messa la strada, insomma in che condizioni si trova. Ovviamente per fare questo aumenterò la velocità del video, così che potrete vedere in poco tempo tutto il tragitto che sto per percorrere. Eccoci ragazzi, siamo qui al passo del Maniva, siamo appena arrivati, la giornata è bella come potete vedere e nulla, l'unica cosa è che da Collio a venire su le strade lasciano molto a desiderare, sono dissestate, non capisco come una strada larga sia asfaltata bene mentre le strade strette più pericolose siano tenute veramente male, è una merda, insomma. È un peccato perché questo è veramente contro ogni senso, perché una strada stretta dove, diciamo così, guidare è più rischioso, mi aspetterei che magari abbia un asfalto più curato rispetto a una strada più larga dove c'è più possibilità di non avere problemi durante la guida, insomma. Sono vie di fuga maggiori, c'è più visibilità. Boh, non lo so ragazzi, mi lascia alquanto perplesso. Comunque, nulla, alle mie spalle avete visto il passo Maniva, adesso andiamo, come dicevo, alla ex base NATO Troposcatter e ci vediamo lì. Ciao!
siamo arrivati alla base, all'ex base NATO Troposcat. Eccoci, guardate che bel panorama. C'è un silenzio assordante. Questa è la strada da cui siamo arrivati. E questo è il piazzale con le due antenne. Qua è tutto abbandonato. Sembra che abbiano praticamente vandalizzato tutto. Dentro è pieno di schifezze. Andiamo a vedere com'è. Insomma, mi sembra uno di quei film horror. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Guardate per terra tutte le cacche, gli escrementi, scusate. Mamma mia. Io ho i brividi. Qua si sale, ma lasciamo stare, va? Qua ci sono i bagni, ci sono ciulati anche le tazze del cesso. Mamma mia, che roba. Buah, c'è questo odore di escrementi che fa paura. Esco perché ho paura. Ci stiamo avvicinando alle due antenne della base. Molto suggestivo, dà una certa soddisfazione, no? Andare dal vivo a vedere qualcosa che hai sempre visto in foto o nei video e ti rendi conto di quanto siano grandi certe cose, perché insomma vederle in foto puoi farti un'idea, ma solo vedendole riesci a capire quanto sono mastodontiche. Incredibile. Comunque ragazzi, avete visto questo video, adesso ho programmato un'uscita per venire qui. Magari non sarà una di quelle strade bellissime da fare in moto. Oddio, diciamo che questo pezzo qua per venire qua è interessante, bisogna farlo, diciamo così, stando attenti perché c'è un po' di sporco per terra. Però insomma, ho visto strade peggiori. Comunque, come vi dicevo prima, venite perché vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa, merita tanto. E poi insomma, siamo davanti a un pezzo di storia.